grave lutto nel mondo del cinema e della televisione italiana. È morto infatti il grande Aldo Puglisi, 89 anni di età. A Catania si è spento il 19 di luglio, ma di recente è stata diffusa la notizia della sua dipartita per colpa di complicazioni del suo stato di salute che era ormai giunto a capolinea. Vi ricordo che oggi, 23 luglio 2024, ci saranno i funerali alle 9.30 del mattino a Catania, nella piazza Santa Maria di Gesù. Puglisi era nato il 12 di aprile del 1935 proprio a Catania. I genitori erano entrambi attori, come anche lui stesso, che era un grande e consolidato attore. Esordì negli anni 60 nel mondo del cinema, fece diversi ruoli importanti, tra cui ricordiamo un ruolo nella pellicola Sedotta e abbandonata del grande Germi, in cui faceva Peppino, giovane studente che andava a concupire la sorella, la grande attrice Stefania Sandrelli, della Promessa Sposa. Partecipò anche a un grande altro film, sempre di Germi, intitolato Signori e Signori, poi Matrimonio all'Italiana, e poi La ragazza con la pistola. Insomma, tanti tanti ruoli per tante tante pellicole diverse dove il grande Aldo riuscì a mettere e a incidere un risultato importante nell'ambito proprio del cinema e della televisione italiana. Insomma, si spegne un pilastro vero e proprio. Bene, anzi male, questo video non vuole ledere la privacy di Aldo Puglisi né della famiglia Puglisi, ma intende solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo Aldo Puglisi di recente si è spento, è morto ed è passato, solo idealmente parlando, a miglior vita. Una buona giornata a voi tutti.